siamo con Ezio Mendola, patron di questa bellissima manifestazione che porta tutti i giorni in tutte le case il prodotto di questa fiera, i prodotti alimentari a cominciare dal pane. Grande iniziativa, iniziativa sul pane italiano che è una grande novità. Sì, è un qualcosa che abbiamo voluto creare quest'anno per celebrare degnamente i 150 anni dell'Unità d'Italia. Poco fa avete visto delle mani di fornai baresi che impostavano farine che abbiamo fatto arrivare da tutte le regioni d'Italia per creare la miscela necessaria per creare quello che noi abbiamo definito il pane italiano, che prima mancava e da oggi speriamo che esista e che esista anche come prodotto anche valido dal punto di vista commerciale. È stato il momento della preparazione, un momento fortemente intenso, un momento di emozione, un momento di quelli che, lasciatemelo dire, si ricordano tanto, e oserei dire anche per sempre, perché sono quelle cose che rimangono dentro e che noi tutti sentiamo profondamente come nostre, perché l'Unità d'Italia è un qualcosa che ci tocca tutti da vicino, e quindi ora possiamo tranquillamente affermare che questo prodotto, che oggi simbolicamente viene prodotto con una miscela di farine provenienti da tutte le regioni d'Italia, dai prossimi mesi, dalle prossime settimane sarà prodotto singolarmente in tutte le regioni d'Italia da tutti i fornai per essere messo regolarmente in vendita, e avrà la denominazione proprio di pane italiano. Vi invitiamo, per una questione di campanilismo, per una questione di attaccamento, chiedetelo, fate in maniera che questa unione non sia solamente più simbolica, ma che diventi veramente, tramite il pane, che è la cosa che bene o male ci unisce tutti, diventi veramente qualcosa di concreto da oggi in avanti. Grazie. Anni dell'Unità d'Italia viene celebrato anche dal Consorzio Focaccia Barese, che ha realizzato questa bellissima creazione, ma che tutti i giorni crea una focaccia straordinaria che è famosa ormai in tutto il mondo. Giovanni De Serio è il presidente del Consorzio Focaccia Barese. Che significato ha in particolare oggi, che è il giorno dei 150 anni dell'Unità d'Italia, la vostra focaccia? Che significato ha? La focaccia barese raggruppa tutti ingredienti che fanno parte di una filiera, ha un marchio che è disciplinato da una filiera di prodotti squisitamente italiani. Quindi noi con questo prodotto vogliamo non solo farlo apprezzare in Italia, ma anche il resto del mondo. È il Made in Italy che si gusta anche a tavola, quindi è un prodotto tipico nostro barese da valorizzare e promuovere. Buona focaccia a tutti!